amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Guardate cosa c'è alle mie spalle, una pianta particolarissima. Stiamo parlando di agrumi, stiamo girando una bellissima playlist insieme a Maurizio Lenzi, che è qui alle mie spalle. E proprio così passeggiando mi dice: guarda, questa è una pianta molto interessante, e perché guardate che frutto che fa. Innanzitutto è un frutto molto corrugato, molto vissuto, no? Come si chiama questo frutto? Questa pianta qui si chiama kaffir lime, o viene chiamato anche in altri nomi, come Kombawa in Francia, o Istrix anche, o Papeda anche di Mauritius. Questo frutto qui è molto profumato, un aroma molto forte, ma più che del frutto si usa anche la foglia. La foglia viene colta fresca. Mi dicevi che viene usato in cucina, sì. No Maurizio? Questa foglia qui viene usata molto nella cucina asiatica, nella cucina creola, in Thailandia o in tutto l'Oriente, insomma. Viene usata nella carne per fare i piatti a base di carne, anche di pesce. Ed è molto aromatica. Ma io vi posso assicurare, non posso farlo sentire, ma è un profumo inebriante quello che proviene dalle foglie spezzate. Ma soprattutto, prima Maurizio mi ha sfregato, guardate, ve lo faccio vedere, vedete che si bagna subito il frutto e c'è un profumo veramente inebriante. Ma domanda Maurizio, ma si mangia questo anche? Si può mangiare, sì. Di solito una volta colto il frutto si può spremere il succo sul pesce crudo, sulla carne, sul pesce, ed dà un aroma incredibile ai nostri piatti. Anche la foglia, però il frutto ovviamente col succo è molto più forte. Diciamo che al di là che ha un bellissimo portamento anche la pianta, si tiene ad alberello, un po' come il limone. Questo qui come il limone, sì. E altra cosa, i frutti quando è che vengono a maturazione? I frutti, essendo un tipo di lime, appena che cominciano a cambiare colore, come questo qui che potete vedere, appena che diventano sul giallo, non reggono più sulla pianta e cadono. Ah. A quel punto lì cadono e quelli lì si possono usare. Cioè bisogna aspettare che cadano o bisogna prendere un po' prima? Bisogna aspettare che cadano, ma anche se si colgono un pochino leggermente prima... Questi per dire sarebbe a maturazione allora. Questo è maturazione. E non è come il limone, che il limone regge il frutto sulla pianta fino a tutta la primavera inoltrata. Qui no, qui il frutto cade. Però abbiamo anche il vantaggio che è come il limone è rifiorente. Per cui abbiamo la fioritura continua in estate. E praticamente quando abbiamo la pianta adulta, abbiamo i frutti li abbiamo sempre tutto l'anno. Cioè mi stai dicendo che io posso avere dei frutti sia a marzo che a ottobre? È rifiorente per l'estate, per cui abbiamo una maturazione scalare. Ma allora adesso ti faccio una domanda un po' cattiva, ma questa pianta che è particolarmente carica di frutti, è così perché è qui presso un vivaio, perché è all'interno di una serra, perché gli mettete tanto concime, o anch'io privato posso? Ci dicono i nostri clienti che hanno avuto dei risultati molto soddisfacenti, che hanno visto i frutti molto frequenti e fruttifica bene anche fuori. Sì? Sì. Abito al nord potrei portare una pianta così? Il solito discorso del freddo, bisogna cercare di ripararla perché non è sensibilissima al freddo, però insomma fino a meno 7, meno 8 riparata non ha problemi, non dà problemi. Quindi prego, tranquillamente bene. In vaso la tiene. Sì. Un'altra curiosità, un'altra cosa utile potrebbe essere sapere la concimazione. La concimazione è importante per la formazione dei frutti e anche per il colore della pianta. Una concimazione bilanciata noi la consigliamo sempre o con letame o stallatico, concimazione stallatica, o anche con concimazione chimica usando dei ternari a base di azoto, fosforo e potassio. In che misura? Bisogna vedere lì al momento cosa gli si dà, perché ci sono diversi tipi di tipologie di concimi, ci sono quelli che durano 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, comunque attenersi alle dose del tipo di concime che si va a usare dalla primavera fino all'autunno, direi, perché poi d'inverno quella pianta va un pochino in riposo e ne consuma pochissimo.